L'Oasi Rossi è un'ampia area di oltre 120.000 metri quadri situata ai piedi del Monte Summano nel paese di Sant'Orso. In questo terreno, un tempo parte del podere modello del senatore Rossi, che fu nel fine 800 artefice dello sviluppo industriale dell'Alto Vicentino, la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti da diversi anni gestisce un'attività di produzione e vendita di piante e fiori. Lo scopo principale della cooperativa è quello di creare, mediante le attività che gestisce, nuove opportunità di inserimento sociale e lavorativo per persone in stato di disagio. Da alcuni anni, la cooperativa, oltre a gestire l'attività di floricoltura che coinvolge nella produzione di piante e di fiori circa 30 persone, si è attivata per rendere il terreno di sua proprietà una piccola oasi verde. Un'area che, unita idealmente al parco di Villa Rossi, costituisce un patrimonio storico, botanico e architettonico estremamente suggestivo, nel quale, già sin d'ora, è possibile fruire ad alcuni itinerari didattici ambientali che la Nuovi Orizzonti stessa ha ideato, per poter offrire al visitatore, alle scuole e ai gruppi una proposta culturale di notevole interesse. L'Oasi Rossi è attrezzata con aree giochi, ampi spazi verdi, giardini tematici ed aree picnic, ed attualmente è già fruibile su prenotazione per l'ospitalità di gruppi, scuole ed associazioni che intendono trascorrere del tempo libero all'aria aperta o che desiderino avvicinarsi, accompagnati dalla guida, agli itinerari che la cooperativa ha allestito. Uno di questi itinerari riguarda appunto il parco di Villa Rossi. Progettato dall'architetto Caregaro Negrin su incarico del senatore Alessandro Rossi, il parco annesso alla villa rappresenta uno dei più significativi esempi di parco romantico di fine Ottocento. Contiene un percorso che si snoda tra finti ruderi, attraversando vialetti sinuosi, giochi d'acqua ed esemplari arborei di oltre 50 metri d'altezza. Passeggiare nel parco e nell'Oasi Rossi, conoscendone la storia, è un po' immergersi in quell'atmosfera di un tempo, in quel grande progetto innovativo che il senatore Rossi aveva pensato e ideato in questi luoghi. Esso, infatti, riteneva che nessuno sviluppo industriale fosse possibile senza un sostegno e un'attenzione particolare all'agricoltura. Agricoltura non solo intesa come fonte di reddito, ma anche come gestione intelligente dell'ambiente che ci circonda, di contatto con la natura, di ascolto e rispetto dei suoi ritmi, delle sue tradizioni, del legame che essa instaura tra le diverse generazioni. È suggestivo passeggiare oggi nel Parco Rossi, intriso di simboli che richiamano questi valori, questo ideale di unione dove le piante messe a dimora oltre 130 anni fa, divenute oggi dei monumenti viventi, sembrano testimoniare sottovoce questa storia, questi sogni, questi ideali che ora più di un tempo forse riusciamo a cogliere nella loro profonda essenza. Altrettanto suggestivo, nella parte più alta del parco, detta delle rive e situata sopra la villa, è poter poi contemplare il panorama della campagna sottostante, ove si stagliano tutt'oggi, anche se solo in parte, le vecchie mura che rappresentavano un tempo i confini dell'ex podere modello, dove il Rossi aveva dato vita alla scuola di pomologia e alle coltivazioni di frutta, verdura, ortaggi e addirittura ad una fabbrica di conserve per la conservazione di questi prodotti. Accanto al Parco Rossi, un ulteriore itinerario che la cooperativa propone, estremamente interessante e coinvolgente, consiste nella possibilità per il visitatore di avvicinarsi al mondo delle farfalle. Il progetto Voglia di Volare, infatti, con il giardino delle farfalle tropicali ed il giardino delle farfalle esterno, desidera avvicinare la collettività al mondo di questi piccoli esseri per scoprire alcuni aspetti della loro vita che dipendono profondamente da un delicato e corretto equilibrio della gestione dell'ambiente che ci circonda. A Sant'Orso, in una serra climatizzata di oltre 800 metri quadri, è
è stato allestito un vero e proprio giardino tropicale dove volano libere centinaia di farfalle di specie diverse, originarie dai vari paesi tropicali del mondo. Queste leggiadre creature vivono libere in un ambiente ricostruito per loro, con una elevata umidità e con una temperatura che non deve mai scendere sotto i 25 gradi. Questo piccolo angolo di foresta tropicale ospita inoltre più di 200 specie di piante opportunamente cartellinate, che solitamente vediamo nei nostri appartamenti, ma che qui, grazie al clima ideale, crescono in maniera considerevole, a volte con fioriture straordinarie, ed a volte addirittura portando a maturazione i frutti che solitamente possiamo vedere solo nei paesi con clima caldo e tropicale. All'interno del giardino, alcune specie di farfalle riescono a fare il ciclo completo che consiste in quattro fasi vitali: l'uovo, il bruco, la crisalide e infine la farfalla. Conoscendo il mondo delle farfalle, questo mondo a molti ancora in parte sconosciuto, le nostre passeggiate in campagna, in montagna e nei nostri giardini saranno ancora più straordinarie, in quanto l'attenzione sarà catturata da questi esseri che sino ad ora magari passavano inosservati e silenziosi. Per amare bisogna conoscere, ed è questo l'augurio che desideriamo porgere ai nostri visitatori. Conoscere il mondo delle farfalle è conoscere un mondo nuovo, un dialogo vitale tra questi esseri, il sole, l'acqua, la terra ed il cielo. Un dialogo breve ma intenso, dove una stagione ha la durata di un giorno ha la durata di un'ora, un'ora di un momento soltanto, che ha però sapore anch'esso di eternità.